Beppe Severgnini, nota firma del giornalismo italiano. Vivere social, iperconnessi, controsconnessi, di cosa parliamo all'incontro di oggi? Beh, di questa questione, perché internet è un po' come la pressione arteriosa, uno iperteso non va bene, rischi guai al cuore non solo, ma ipoteso rischi il collasso, è uguale con le connessioni, quindi iperconnesso può diventare una nevrosi, ma ipoconnesso, quindi o sconnesso addirittura, vuol dire che ti perdi molte cose belle della vita, che vuol dire anche comunicare con gente sta simpatica, avere notizie in fretta, muoverti al passo con i tuoi tempi. Quindi io credo che una vita da sconnessi sia noiosa, una vita da iperconnessi nevrotici sia insopportabile, come in tutte le cose della vita, dal cioccolato bianco al sesso ai telefonini, bisogna trovare la giusta misura. Lei è una star di Twitter, qualche consiglio per avere più followers? Non preoccuparsi di avere più followers possibile, questo è il primo consiglio, non è una gara a ostacoli, uno deve cercare, prima di scrivere un tweet, di chiedersi perché uno dovrebbe leggerlo, qual è il valore aggiunto, se non sa la risposta lui figuriamoci se lo sanno quelli dall'altra parte. Ecco, ho la sensazione che per molti diventi una sorta di diario di sfogo personale in pubblico, poi non si devono stupire perché i diari lo sappiamo tutti, uno li scriveva quando eravamo adolescenti, scrivevamo il diario del cuore, però avevamo il buon senso di chiuderlo nel comodino e nessuno doveva leggerlo. Adesso c'è gente che fa la stessa cosa ma pretende che tutti lo leggano e quindi su Twitter diventino followers e così via, non funziona così. Ci sono 10 tipi Twitter diversi che ho catalogato, che sono i trasformatori e i timidi, i timorosi e i tempestosi, che racconterò qua al Salone del Libro di Torino, mi potrò raccontare tutto a Vodafone, Quindi qual è il tweet di qualità elevata? Il tweet di qualità elevata è quello che aggiunge qualcosa, anche di microscopico, alla vita, alla conoscenza e alla comprensione del mondo di chi lo legge. Se io leggo un tweet e ho capito un centomillesimo più dell'universo o del mio universo, ecco, vuol dire che è un buon tweet. Se l'ho dimenticato dopo 3 minuti, no. Se ho voglia me lo mastico in bocca e lo ripeto e dico questo è divertente, allora va bene. Grazie. Prego.